partenza. Per il Monte Colmé. Perché poi arrivi al lago. Sì. Questo non so se ci vuole. Non ci passi. Una mezz'oretta. E di dislivello hai fatto. Allora, per fare la Gironello si va qui a destra, giusto? Sì, sì, sì. Colle della Croce. Colle della Croce. Che è la classica. Noi invece passiamo dal Pietrarossa. C'è una balconata sul Monte Bianco, bella. Poi quella è una zona. Arriviamo al Lago d'Arpi. È bello. Sì, ma... Non c'è ancora sole. Marco. Una meta. Meta turistica. Chiaramente a quest'ora non c'è nessuno, molto presto. La domenica. Quindi qui dal Lago d'Arpi si passa qui a sinistra. Dalla vista fronte lago si segue verso destra, dalla traccia opposta alla segnavia 19 e si va su per tracce segnate da ometti di pietra. Stiamo salendo dal lago, piccoli nevai, Marco sta salendo, la traccia non è assolutamente ben segnata, ci riferiamo a dei piccoli ometti che si trovano sulla via. Zona prettamente rocciosa. Il lago di Pietrarossa, da cui ci stiamo distaccando. Siamo arrivati sul colletto. Laggiù si può intravedere la Grivola bella. Qui c'è tutta un'area detritica. Là dietro si inizia a intravedere il ghiacciaio del Ruitor. E lassù le nostre due pente. Cima escursionistica, cima prettamente alpinistica. Bianco inizia a vedersi, la giornata è stupenda, laggiù il Gran Combè. Laggiù c'è Ruito, qui qualche leggera salitella, proprio nulla di eccezionale, proprio delle piccole salitelle di roccia. Via su. E quando saremo su faremo un bel 360 con tutte le cime che Marco è un esperto. Qui il ricovero tenente Shavlots, là c'è la punta sud, Marco? Sì. Quella alpinistica faremo dopo, un po' più esposta l'ultima parte. Qui a destra stiamo arrivando a quella piccola croce lassù, alla punta quella. Siamo arrivati, Monte Colmè. Tutta qui, la croce, tutta sta roba piccola qui. Giù la becca di Granda Salì. Questa qua davanti, il Granda Salì. Sì.
lì è il Colmé, quello piccolino, il, davanti alla, alla ricovero. Laggiù il lago di Bella Comba. Laggiù non so se è il gruppo tutto del, il gruppo del Ruitor lì. Della Zouan, la Grivola francese. L'Emilius si vede. Monglacé in mezzo. E la Tersiva? Sì. Laggiù. Gran Combe. Tutto il gruppo del bianco. Scendiamo, andiamo a fare l'altra cima sud, che è quella più alpinistica, meno escursionistica. Stiamo avvicinando all'altra punta, quindi è un po' più esposto, da fare un po' più di attenzione. Sceso l'ultimo pezzo, non so come sono salito, ma è stata più dura scendere che salire. E adesso si va a mangiare, ragazzi. Partiamo con la discesa, che sarà altrettanto divertente. E via, andiamo. Un 8 km e mezzo. La chiudiamo con 17 km, dai. Altro che in piano la discesa. Marco, alpinista provetto. Continua la discesa. Sale. Ci si rende conto che tira su. Chienti. Pezzo delicato su cui scendere e fare un po' di attenzione alle rocce.
126, pensavo di più. E qui si ritorna con la San Carlo. Non è molto serio.